Ah, com'è bello, dopo tanto tempo avere finalmente di nuovo un luogo da chiamare casa. Certo, ancora è molto spartano e ci sono pochissimi oggetti, però è già qualcosa e mi riempie di gioia avere questo luogo. Mi sembra così accogliente che quasi non credo che possa essere nostro, anche se non siamo al sicuro. Ricordate quello che è successo la notte scorsa? Potrebbe succedere da un momento all'altro di nuovo e dobbiamo essere pronti. Siete contenti di questo nuovo posto? Sì, casino, sì, guarda, è bellissimo. Proprio tanto, tanto, tanto. A Mario non piace la nuova, sai perché non gli piace? Perché non l'ha costruita lui. Sei geloso, eh? E invece è bella, vabbè. Ma tu potrai fare nuove stanze, perché ci amplieremo. Ho deciso che saremo degli gnomi di vulcano. Conoscete gli gnomi di vulcano? Sono delle creature che abitano dentro i vulcani. Proprio quello che faremo noi. Perché chi potrebbe sospettare che una gruppanza di avventurieri, figonzi dei dragonzi, potessero abitare proprio dentro un pericoloso vulcano? Una cosa che ho fatto e di cui sono molto fiero è che ho creato questo piccolo generatore. Sembra una fesseria, ma in realtà è utilissimo perché dà potere alla nostra Draconic Chest. Vedete? Si sta caricando di energia. Le devo me, lo so, lo stavo per dire io. Lo stavo per dire. E lui ne scioglierà fino a 5 contemporaneamente. Ma vi rendete conto della tecnologia che abbiamo tra le mani? Niente di male, eh? Ma senti una cosa, ma questo DNA qui? Non apprezzi mai le mie tecnologie. Questo DNA è il DNA di dentifricio. Ce l'abbiamo da quando si è schiuso dall'uovo. E l'ho voluto appendere qua perché mi manca. E pensavo che magari avendolo lì appeso al muro potessimo ricordarci di lui più spesso. Chissà ma dove che ricordare, è finito. Scusa, tecnologie e tecnologie, riportiamole in vita, no? Ma non è morto! Vero? Vero, non Mario! No, vero, non sì. È morto! No! Però effettivamente Anna ha ragione, se il dentifricio dovesse essere morto, e non è morto, ma se dovesse essere morto, possiamo usare il DNA per riportarlo in vita! Ma certo! Non è morto. No, non è morto! Ovviamente. Ma a te non te ne frega niente, non gli hai voluto magari bene. Magari così abbiamo due dentifrici. Non voglio due dentifrici, voglio solo il mio. Come puoi pensare di rimpiazzarlo? Abbiamo cose da fare. Ci hanno suggerito una cosa importante. Ci hanno detto che quella visione, quella del cielo verde, potrebbe essere collegata a un reame preciso. Sapete quale? Quello delle terre di confine. Io non ne avevo mai sentito parlare, anche se qualcosa conoscevo di un reame di mezzo dal Signore degli Anelli, ma a quanto pare non è lo stesso reame. Queste sono le terre di confine. Ora, io ci vorrei andare. Non abbiamo idea di dove andare, ma ci è stato dato un suggerimento anche là che vi svelerò tra poco. Intanto qua c'è la mia controfigura, la morte. Ho deciso di lasciare l'armatura appesa all'armor stand perché avevo un po' paura che potesse prendere il meglio di me. Stavo iniziando a trasformarmi nella morte vera e propria a forza di indossarla, ero troppo pazzo. In ogni caso, Stefano, già che ci siamo, che abbiamo parlato di specchio, dei visioni, che ne dici di dare un'occhiata? Ce l'hai tu lo specchio, dico bene? Sì, ok, lo piazzo. Vallo a piazzare. Aspettate, cos'è? È una notte, cavolo. È la notte. Oh, che schifo! Che oh mio Dio! Oh, che cazzo è? Ma sentite, sentite che suoni! Sono gli stessi suoni della notte scorsa! Oh mio Dio! Che brutta creatura! Orribile! È un demone, ha un'enorme bocca! Che aspetto! Oddio, che schifo! Infatti. Che schifo! E poi i rumori che fa sono gli stessi della notte scorsa. Sono gli stessi suoni orribili che ci sono stati la notte scorsa. Oh mio Dio, ragazzi, non ci posso. Cioè, veramente quell'affare era sopra di noi. A quanto pare sì. Questo mostro era sopra di noi la notte scorsa. E i rumori che sentivamo, quei lamenti demoniaci, non erano altro che i suoi. Oh mio Dio. Ma voi avete notato che è estremamente simile a Entity 303? Vuoi vedere che questo è proprio Entity in una delle sue tante forme? Io spero santo Dio, potrebbe essere, non possiamo escluderlo. Anzi, io ne sono quasi sicuro. Stefano, riprendi lo specchio. Dobbiamo andare, dobbiamo salire sopra il vulcano, in cima. Se non ho visto male, il punto dove era quel bastardo di quel mostro demone orribile era proprio sopra. Perché noi lo sentivamo e proveniva da molto vicino, da sopra di noi. Ok, tanto non dobbiamo andare molto lontano. Dobbiamo soltanto scalare il vulcano e arrivare fin là sopra. Guardate la luna rossa, com'è brutta, com'è pericolosa. E in alto sopra di noi c'è qualcuno sopra le montagne. Vedo qualcuno che si muove. Ma cosa, davvero? Sì, ci sparo un colpo di avvertimento, spostatevi. Seguitemi, forza. Dobbiamo improvvisarci scalatori. E state attenti. Facile.
E la faccio facile. Seguitemi, seguitemi e state attenti, perché quello che possiamo trovare qua sopra non si può immaginare. Potrebbe esserci ancora quel mostro orribile. Ci siete? Ok. L'unico vantaggio che abbiamo su di lui è che noi siamo tantissimi. E qua guardate che cosa c'è. Guardate, la statua nera. Vuoi vedere che ha gli occhi rossi? Vuoi vedere che ce li ha? È proprio qua. Riconosco lo schifo viola per terra e le fiamme. Questo è il posto che si vedeva nella visione. Questa è la notte scorsa, ma la statua nera non c'era. Non c'era. E sì, ha gli occhi rossi. Gli stessi occhi rossi che abbiamo visto nella cattedrale dell'End. Maledetto entity. Maledetto mostro. E c'è anche un messaggio. Shall the chaos commence. Inizi il caos. Quel maledetto di entity. Lui sa che noi siamo scappati di qua. Lui sa che deve purificare questo mondo. E per purificarlo deve uccidere anche noi. Maledetto mostro. E guardate questi strani oggetti. Non toccateli. Sembra... Ah! Oh, santo Dio! Attenti! Attenti! Cos'è stato? Un meteorite! Si è scantato un meteorite proprio qua! Non ci posso credere! Proprio qua, sopra la nostra base! Un cazzo di meteorite! Controllate se ne arrivano altri! Per tutti i demoni! Per tutti i demoni dell'inferno! State attenti! Ci sono anche degli scheletri di là! Non possiamo tornare sotto? No, ascoltami! Ho un'idea! Ho avuto un'idea! Ascoltate! Se noi raccogliamo questi... meteoriti, questi parti di meteorite, possiamo fare qualcosa. Non so perché ci ho pensato solo adesso. Forse perché abbiamo trovato il meteorite giusto per fare quello che voglio fare. Non toccate questi cristalli neri. Mi sembrano molto pericolosi dalla forma. Ma ho un'idea. Noi possiamo creare un oggetto per bloccare l'arrivo dei meteoriti. Entity a quanto pare attacca dal cielo. La sua prima profezia si sta concretizzando in questo modo. Arrivano attacchi dall'alto. Meteoriti in particolare. Noi abbiamo un modo per bloccare questi meteoriti. Presto, torniamo alla base. Venite, forza, sbrighiamoci. Dobbiamo fare in fretta perché il tempo stringe. Non sappiamo quando potrebbero arrivare degli altri meteoriti. L'oggetto di cui vi parlavo è abbastanza semplice da fare. Richiede solo un po' di redstone e degli preziosi lingotti di meteorite. Ma quello che viene fuori da questa ricetta, piuttosto classica ma molto importante, è uno scudo per meteore. Grazie a questo oggetto noi potremmo proteggerci da ulteriori attacchi di quel bastardo famelico. Vado a metterlo proprio qua. Scudo per meteore, mi raccomando, fai il tuo lavoro. Ok, si sta caricando, si sta caricando, oh, state indietro, non si sa mai. State indietro. Ok, si sta caricando ancora. Vedo particelle che entrano dentro di lui. Speriamo che si sbrighi ad attivarsi, perché non sappiamo quando potrebbe arrivare un altro di quei cattivissimi meteoriti. O uno di quelli che scatenano i maiali malati. Quelli sono ancora peggiori. Uno solo di quelli e il nostro vulcano sarà ridotto in cenere, nel vero senso della parola, e non perché è un vulcano. Oh, senti! L'ho caricato ulteriormente. Passa la gemma, ladro! Vieni! Quante ne hai? Una! Che cacchio! Cosa si chiama questa roba? Red Meteor Gem, buono! Questa serve per... Ecco! Livello 2! Magari ne guardate, trovo un'altra. Guardate, si è sviluppato il primo stadio dello scudo! Un layer di protezione, ok! Mi piace, mi piace! Dopo che avremo portato lo scudo a un livello successivo... Mario non sta minando, vado a sparare. No, sta a minare qua dietro, ce ne sta un altro. Guarda, sto a rompere. Ti sparo! Vieni qua. Qua! Ti sparo, ti fucilo! Mario! 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 Ci sta l'acqua qua sotto. È stato morbido l'atterraggio, amico! Come va là sotto? Diciamo, buona risalita, bene. Così impara. Secondo me ho fatto bene. Guardalo, hai fatto benissimo. Ho fatto bene. Ho raccolto uno dei cristalli neri. Si chiama cristallo del caos. Qualcosa mi dice che non è qualcosa con cui maneggiare tanto facilmente. Non ho intenzione di usarlo, per niente proprio. Ho paura dei cristalli del caos. Ho paura del caos. Soprattutto perché a quanto pare ad Entity 303 il caos piace. E anche tanto. Ok, abbiamo trovato solo un'altra gemma delle meteore. Ma penso possa bastare. In questo momento il nostro scudo è a livello 2 e ha un range di 128 blocchi. Ora lo portiamo a livello 3. E ora il range è di 192 blocchi di protezione dalle meteore. Niente male. Bene, siamo passati da avere un altare che ci proteggeva contro Herobrine ad avere un altro altare che ci protegge dai fulmini. Dai fulmini. Dai meteoriti, Mario. Dai meteoriti. Pistufa Trunken. Ma che fate? Siete dei lestofanti. Va bene, allora parcheggiamoli, dai.
parcheggiamoli. Voglio anch'io il mio. Devi prendere danno nella lava, a quanto pare. Allora, il mio lo parcheggio qua. Allora, dobbiamo creare assolutamente per i draghi una piattaforma, eh. Un hangar. Un hangar, sì, sì, sì. Un hangar per draghi. Ragazzi, nei commenti, suggeriteci come fare l'hangar per draghi. Oh, si sta formando un vortice di là. Che facciamo? Non lo so. Io ho paura per il mio drago, soprattutto. Ok, si è dissolto, si è dissolto. Era solo una piccola tromba d'aria. Cazzo, mi sono cagato addosso. Comunque, ora sapete che cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo aspettare l'arrivo delle tenebre. Perché all'arrivo del buio, noi dobbiamo utilizzare l'altro suggerimento che ci hanno dato nei commenti. Ci hanno detto, seguite la luna rossa. E vi ricordate che forma aveva, che aspetto aveva il quadro che custodiva lo specchio delle visioni? Stefano, ti ricordi? Sì. Era una... palla. Non mi ricordo. No, i draghi si stanno mazziando. I draghi. Cosa sta succedendo? È morto il mio. No. No. Oddio, che sta succedendo? Si è smaterializzato. Ti ammazzo il tuo. No, no, aspetta, c'è l'uovo del ma mio. Ma questo è il mio. No. Ah, è morto il tuo. Quello di Stefano. No, perché? Ah, Pistufa Trunk nel migliore. Ma guarda che torna, non possono morire i draghi, eh. Ah, forse ci vuole un po'. Comunque sono sicuro che torna, stai tranquillo. Sì. Va bene, questa sarà la tua tomba. No, ti ho detto che torna. Allora, te lo giuro, se non torna Oh, porca puttana. Ma perché? Perché volevo sparare allo scheletro. La sella. Mia. È pieno di scheletri. E c'è la luna rossa. Ma, cioè, no, aspetta, però, mo come cazzo facciamo quei draghi? Ma tornano. La luna è da quella parte, quindi in marcia. Dobbiamo seguire il suo flusso. Il senso della luna, il verso della luna. Abbiamo girato in lungo e in largo. E l'unica cosa che mi sembra di vedere, o almeno l'unica cosa importante, è questa specie di cerchio di pietre davanti a noi. Secondo me è il posto giusto dove andare. È il posto giusto. Proviamoci. O almeno diamo un tentativo. Non ci costa niente avvicinarci. Dico bene? No. Speriamo. Oh, guardate! Cos'è? Al centro c'è un altare in tutto e per tutto simile al crafting altar. Solo che vero. Questo è azzurro. È grigio. Sì, è grigio azzurro. Avviciniamoci. Forza, seguitemi. Non mi lasciate andare da solo. È pieno di pericolosissimi gnomi. Non ti preoccupa. Cioè, in realtà non sono pericolosissimi. Però rompono le balle. Guardate, sono due i cerchi di pietra. Oddio! C'è un mostro! Quello è Entity 303, è molto simile a lui. Non è lui, ma è simile. Tutti i mostri con cui ci confrontiamo ultimamente sono infettati dalla sua malvagità. Ok, penso di poterlo affrontare. Abbiamo tutti armi a distanza, dico bene? Sì. State attenti, io sto continuando a precipitare nel ghiaccio. Si è teletrasportato qua. L'ho ammazzato. Oh, santo Dio. Cos'è? Ha dato una tortina di riso e un pezzo. Aspettate, un pezzo del talismano delle paludi. Interessante. Ce n'è un altro. Cos'è? Ce n'è un altro. Ragazzi, oh mio Dio. Ok, non hanno tantissima vita, ma state attenti perché lanciano delle maledizioni. Aiuto. Ma dove siete voi? Perché non fate nulla? Sto qua a fianco a te. Allora, quando spawnano questi mostri, datemi una mano. Dobbiamo ucciderli. Dobbiamo raccogliere più pezzi possibile di questi talismani delle paludi. Ho come l'impressione che sono importanti. Questi talismani ci possono servire a qualcosa. Forse se questo aggeggio funziona come il crafting altar, visto che è così simile, mi continuano a lanciare per aria. Dicevo, se funziona allo stesso modo, forse mettendoci dentro questi pezzi di talismano possiamo ottenere qualcosa, un oggetto nuovo. Maledetti cultisti di Entity 303. Schifose creature dell'ombra. Si vede molto chiaramente. Ci sono quattro spazi. Quattro spazi. Strani, tra l'altro. Però a volte c'è il simbolo di questo oggetto che ho trovato. Quindi provo a metterne quattro. Bisogna mettere insieme i quattro pezzi. Quindi noi abbiamo 1, 2, 3. Manca un altro pezzo. Manca un altro, sì. Perché io ho questo. Manca un altro pezzo. Mi sembra che è questa, Mario. Mi sembra che è questa. Stefano, continua a difendere. Oh, sta succedendo roba. Sta succedendo roba sull'altare. Sta succedendo, state attenti, state indietro. Si sta formando il talismano, forse. Sembra che stia funzionando. Oh, epico, ok. Vediamo, che figo. Oh, uno degli talismani. Ok, ne abbiamo uno. Forse però ce ne servono quattro. Perché noi siamo in quattro. E se dobbiamo usare quattro talismani. Però,
Sapete che forse no. Venite, seguitemi, forse ne basta uno. Se questo talismano è una chiave e serve ad aprire un portale per questa nuova dimensione come pensiamo, forse ne basta soltanto uno. Seguitemi, allontaniamoci da qua. Ma non ti sembra strano che ci sia un albero? Mi sembra che questo è l'albero del tempo. O è questo l'albero del tempo? Ok, davvero? E quello è un altro albero che abbiamo visto, è l'albero dell'abisso. E quest'altro è l'albero delle Darklands. Sì, ehi, è vero. Aspettate un attimo. Non vi sembra strano che questo aggeggio sia un talismano delle paludi? E sia a forma di albero? E qua ci siano quattro alberi. Vuoi vedere che forse dobbiamo usarlo su uno di questi alberi? Prova. Ma su quale? Se sbagliamo potremmo perdere il talismano. O potrebbe succedere qualcosa di ancora peggio. Sembra una specie di enigma. E noi ormai siamo esperti di enigmi. Ci sono quattro alberi. L'albero del tempo. Questo dovrebbe essere l'albero del tempo. Poi c'è l'albero dell'arcobaleno. L'albero rosso, l'albero dell'abisso. E quest'altro? Cazzo è questo? È la quercia sacra. Ok, è l'albero sacro. Quale dobbiamo attivare? Se questa è la strada giusta. Io direi di lasciar decidere ai ragazzi nei commenti. Mentre di là oltre l'orizzonte si sta formando una incredibile tromba d'aria. Il tempo stringe, come al solito del resto. Quindi suggeriteci quale degli alberi dobbiamo attivare con il talismano delle paludi. E speriamo che sia questa la strada giusta. Hai tirato un coltello da lancio nella tromba d'aria? Ne ho lanciati tre. E sono stati aspirati? Non lo so. Io ho l'impressione di sì. E ho un po' paura. Raccoglie, va. Non andare, pazzo! No, okay, scriteriato! Okay, scusa. Guarda che quella tromba d'aria ci metterebbe un istante ad aspirarti verso l'alto. E la morte sarebbe la tua unica speranza di discendere. Anna! Anna ha fatto arrabbiare gli gnomi. Tu sei l'amica di tutte le creature. Aia. Perché non... li vogliamo abbracciare. Abbraccia gli gnomi. Mi hanno fatto... Allora, Anna abbraccia gli gnomi. Per questa volta è tutto. Quindi mi raccomando, lasciate un bel pollice su. Suggeriteci quale degli alberi dobbiamo utilizzare per attivare questo possibile portale. Ed io vi auguro una buona giornata. Da Lion, Stefano, Mario ed Anna. E la nostra serie della Failcraft. Out.